insomma, la scienza moderna nasce all'inizio del Seicento. E la rivoluzione del pensiero, l'importanza della rivoluzione di Galileo Galilei non è solo sì che okay, non riguarda solo la scienza, riguarda tutto il pensiero umano. Perché se ci pensate, quello che la favoletta che normalmente viene raccontata, che sì, che Galileo, Copernico, Giordano Bruno, eccetera, si battevano per l'idea che diciamo, per la sostituzione del sistema eliocentrico con quello che invece era il sistema geocentrico aristotelico tolemaico che pure Dante aveva descritto, eccetera, non è solo una questione di punto di vista se è la Terra che ruota intorno al Sole o il Sole che ruota intorno alla Terra, ma è una rivoluzione filosofica, culturale, perché fino ad allora la Terra e l'uomo erano il centro dell'universo, mentre da quel punto in poi si capì che, insomma, che l'universo intanto poteva essere un po' più grande, il cielo poteva essere un po' più grande di quello che forse sembrava, diciamo, a occhio nudo, ma soprattutto che la natura di cui era fatto il cielo era la stessa di Buongiorno, io sono Maria Sole. La mia domanda è: qual è il suo esperimento preferito e a quale ha dedicato maggior tempo? Ma, forse non l'ultimissimo, ma il penultimo, l'esperimento opera che abbiamo fatto al Gran Sasso, che diciamo, aveva come scopo la misura della diretta delle oscillazioni del neutrino e che utilizzava il fascio di neutrini che era prodotto dagli acceleratori del CERN, poi viaggiava sotto la crosta terrestre per 700 km e riaffiorava al Gran Sasso. Sicuramente è stato un esperimento, diciamo, molto importante, lungo da realizzare, con una collaborazione internazionale consistente, e quindi sicuramente è quello che sicuramente mi ha impegnato di più. Di me. E secondo lei perché il numero di ricercatori italiani è basso? Perché non bisogna investire di più in questo campo? Sono 20 anni ormai, forse anche più, che gli investimenti in ricerca e all'università stanno decrescendo. Cioè noi adesso si comincia a vedere un po' un cambiamento, ma per decenni diciamo, noi siamo stati soggetti alle stesse regole a cui sono soggette le ASL, cioè tutti, diciamo, gli enti pubblici dello Stato, cioè nel taglio diciamo, del cosiddetto turnover, cioè ogni 5 ricercatori che andavano in pensione, va bene, o che fossero universitari o degli enti di ricerca, se ne poteva assumere solo uno. E questo per me si chiama decrescita dell'investimento in capitale umano. E poi queste sono le conseguenze. Va bene, grazie mille. Nel mio ambiente, sicuramente nella ricerca, ancora più evidente questa cosa, perché nell'ambito biologico, nei corsi di ricerca, inizialmente la maggioranza degli studenti all'università sono sicuramente ragazze, e ai vertici, come diceva lei, invece sono quasi tutti uomini. Quindi a me mi preme molto questa cosa degli stereotipi o comunque delle difficoltà che hanno le donne poi a continuare nell'ambito della ricerca. Quindi, no, ma bisogna raccomandare, ma anche questo è un discorso che vale anche per gli uomini e più in generale per la scienza in Italia. Cioè spesso la gente, come io dico, di fronte a, quando appena sente parlare di fisica o di matematica, come io dico, gli si chiude il cervello. Cioè non è che non sono in grado, non sarebbero in grado, non vogliono capire. E soprattutto non lo ritengono importante, che poi è la cosa ancora più grave. E infatti il nostro compito di insegnanti, io me ne rendo conto, principale è quello di incuriosire i ragazzi. Come diceva lei, non importa intanto la nozione
ma quello su cui mi spendo maggiormente io è proprio la curiosità nell'affrontare questi temi. E una domanda per tutte, che è stata quella secondo me più esplicativa, è che loro partono sempre da qual è il riscontro nella vita quotidiana, e se esclude a priori poi l'idea di ricercare qualche cosa per capire come funziona il mondo, la realtà, ma loro cercano a priori un'applicazione immediata, un'applicazione immediata. L'applicazione immediata ve la do io, per cercare di salvarsi dalle cosiddette, quelle che adesso si chiamano post-verità, ma che a Roma si chiamano volgarmente lavoro. Grazie mille. Bene. Grazie. 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 Graz